Gestione mano, collezione set, oggi andiamo a scoprire Artico. Ciao a tutti quanti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Siamo qua assieme a voi per parlarvi di Artico, questa novità di Gaeton Games che ha sponsorizzato questo video, che tra pochissime settimane arriverà su tutti quanti gli scaffali. Gioco che ci porta tra i freddi ghiacci dell'Artico. Dovremo andare a cercare di vedere quanti più animali possibili, cercando di vedere sia animali diversi ma anche gruppi di animali numerosi, perché ci daranno un sacco di punti. Ma tutto ciò lo faremo con una meccanica di gestione mano veramente intrigante, che adesso vi andiamo a mostrare aprendo la scatola, dopo che saremo comparsi sul tavolo per farvi ammirare la copertina con questo bellissimo orso polare, che sarà proprio una delle tipologie di animali che andremo a vedere, che potremo vedere all'interno del nostro viaggio nell'Artico. Ma ognuno di noi avrà anche un animale preferito, un animale totem che dovremo cercare di portare avanti il più possibile sulla banchisa. Infatti, come vedete già anche sul retro, scopriremo che all'interno ci sono principalmente carte, non sarà l'unica cosa, ma principalmente ci sono quelle. Allora direi che ho già chiacchierato abbastanza e direi che possiamo strappare via il cellophane e andare a vedere assieme il contenuto della scatola, così nel frattempo vi posso anche spiegare che cosa vi attende, come giocare ad Artico e farvi capire, iniziare a capire se il gioco vi può interessare. Poi ovviamente arriveranno altri nostri contenuti, arriverà la nostra partita, arriverà anche la nostra recensione, quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Adesso apriamo la scatola e la prima cosa che troviamo è il regolamento, ovviamente in italiano, con tanto di QR per rimanere aggiornati. Preparazione del gioco a seconda del numero di giocatore, una spiegazione dell'anatomia delle carte e ovviamente del flusso di gioco, che sarà molto semplice. Si giocheranno carte, si attiveranno i poteri degli animali e poi si pescheranno nuove carte. Il turno sarà sempre, seguirà sempre questi spazi. Come si faranno i punti alla fine della partita? E ancora qua alla fine una spiegazione di tutti quanti i poteri, non si useranno mai tutti quanti nelle partite, ma i poteri degli animali che potremmo andare ad attivare, anche qua in modo casuale, per aumentare la variabilità delle nostre partite. E poi troviamo questa fustella con questi 6 token, che saranno i token degli animali, dei 6 possibili animali che dovremo andare a, appunto, far muovere lungo la banchisa. Ogni carta su cui si troveranno ottenere dei punti al giocatore che avrà quell'animale preferito, che avrà quell'animale come totem. E infatti, se guardiamo proprio questi altri token, sono proprio i totem che verranno pescati casualmente in modo segreto all'inizio della partita. E se io avrò il tricheco, allora dovrò cercare di far avanzare il tricheco senza farmi scoprire dagli altri giocatori, che altrimenti cercheranno ovviamente di ostacolarmi e far valere pochi punti il tricheco. Abbiamo poi ancora altri 2 segnalini, questo che ci dirà sia in fase di setup quante carte andranno messe sotto questo gettone per il finale di partita, a seconda del numero di giocatori. Anche sul retro ci dice come si otterranno i punti dai set, sia di animali uguali che di animali diversi. E poi il gettone impronta. Con questo gettone si determinerà chi è il primo giocatore, di modo che poi alla fine della partita tutti quanti abbiano fatto lo stesso numero di turni. La fustella non ci serve più, abbiamo poi ancora questi 2 mazzi di carte, ma abbiamo anche questo blocchettino segnapunti, sul quale tenere traccia, segnare alla fine della partita quanti punti si fanno con ciascuna specie di animale, quanti punti si fanno per i set diversi, quanti punti si fanno per la posizione del nostro animale preferito e anche quanti punti perderemo, perché nel gioco sarà facile anche prendere delle penalità che possiamo ottenere quando, o nella prima fase, quella in cui dobbiamo giocare carte, o nell'ultima fase, quella in cui ne dobbiamo pescare, ci troviamo a non avere sufficienti carte oppure ad averne troppe. Perché, come vedete, l'anatomia delle carte, oltre alla fantastica illustrazione dell'animale che stiamo vedendo, ci dice quante carte dovremo giocare nel turno successivo, quali animali potremo spostare lungo la banchisa per aumentare o diminuire i loro punti, e poi quante carte dovremo pescare alla fine del turno. E se ci troviamo a non avere sufficienti carte da giocare, oppure la mano piena di carte e doverne ancora pescare, tutto l'eccesso in un senso o nell'altro diventeranno punti negativi. Oltre ovviamente a queste fantastiche volpine artiche, troveremo poi questi bellissimi maestosi alci, troveremo i dentonissimi dei nostri trichechi baffuti, avremo le orche che si tuffano,
saltano fuori dall'acqua. Avremo questa che è la pulcinella di mare, come voi anche mi insegnate, e ancora l'orso che abbiamo già visto in copertina, ma qua con un'altra posa. E poi gli animali ovviamente si ripeteranno, questo perché se vedete sul retro le carte hanno dei numeri 3, 2, 1, questo perché si creeranno i 4 set di carte e a seconda del numero di giocatori se ne useranno 2, 3 oppure tutto quanto il mazzo, ma anche a seconda dei set che utilizzerete in meno giocatori chiaramente cambierà un po' la distribuzione delle carte all'interno del mazzo. Qua abbiamo ancora le carte del gruppo 4, di modo che anche di queste abbiamo tutta quanta la varietà possibile. E poi abbiamo, eccole qua, a partire dallo zero abbiamo il panorama. Come vedete le carte tra l'altro proseguono nel loro disegno, nella loro illustrazione, e man mano che si avanzerà con il token su queste carte quell'animale varrà più punti alla fine della partita. Capite ben voi che la differenza tra 0 e 15 punti si farà sentire. E poi parlavo anche di poteri degli animali, perché quando giocheremo una carta potremo anche acquisire questi poteri e utilizzarli da lì in avanti nel corso della partita. Avremo il potere dell'alce, avremo il potere della pulcinella, ognuno che agirà su un diverso aspetto del gioco, dandoci delle abilità molto forti nel corso della partita. E soprattutto, come vi dicevo, sono tutte quante fronte e retro che aggiungono nuove possibilità, nuove abilità sempre diverse, un set sempre diverso a seconda di come le andrete ad orientare, ad aumentare un sacco anche la variabilità. Bellissimo anche l'inserto all'interno della scatola, e questo è tutto quanto il contenuto all'interno della scatola di Artico. Noi abbiamo già avuto modo di giocare Artico svariate partite, ma l'avevamo fatto con una copia di mock-up un po' assemblata in cui mancavano in realtà dei pezzi, non avevamo ancora mai visto il libretto per poter segnare punti, né tantomeno il regolamento definitivo, ma tant'è, il gioco funziona davvero molto bene. Come vi dicevo, ve ne parleremo ancora, ve lo mostreremo in azione presto, così che anche voi possiate capire se il gioco può fare al caso vostro. E quindi non resta che ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così non vi perderete i nostri prossimi video. Io vi ringrazio per essere stati qua con noi, vi ricordo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare, i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao!